Ehi Red, come stai? Bene Luca, ti avviso, sei in diretta in questo momento perché stanno insistendo, siccome sto facendo una puntata in cui tutti ricordano Franco, no? In diretta nel mio Let's Spend Ah, Saturday sì, Night Together. a bruciapelo. No, non a bruciapelo. Allora mi hanno detto, siccome hanno scritto chiama Morgan, ho chiamato Morgan e ha raccontato, poi adesso mi scrivono chiama Luca Madonia, allora dico ma non so se vuol parlare, se ne ha voglia, non lo Sì, so. dai, figurati. Sono già in diretta adesso, devo parlare bene. Sei già in diretta, Luca. Perfetto, perfetto, ciao a tutti. No, vabbè, figurati, se si parla di Franco è solo un piacere per me. È stata una bella mazzata, per cui pur sapendo che in effetti non stava bene, però sai, quando queste cose accadono ci rimani sempre veramente male. Comunque, Per me è stato un po' una dimmi sorpresa. tutto. Io sapevo che lui se ne sarebbe andato perché lo ha detto anche lui che voleva il paio di ali per abbandonare il pianeta. Quindi. Però, da quello che mi raccontavi tu, da quello che mi ha raccontato anche Giovanni Caccamo che è andato a trovarlo, lui non stava male, era semplicemente assente. Lui sì, esattamente era così, ma non stava male, oddio, non stava male per essere benevoli, in realtà lui aveva varie patologie, varie cose, però tu pensa che lunedì scorso Catania, la Sicilia è diventata zona gialla, per cui potevamo andare a trovarlo a Milo, che è mezz'oretta da Catania, come tu sai, siamo andati su e devo dire che l'ho visto veramente male, 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 per cui sai quando ti piglia il panico. E lui è morto la mattina dopo, per cui vedi le cose del destino, è stata una cosa veramente pesante per noi, però la cosa che mi ha fatto piacere in tutto questo è che mi ha guardato e mi ha fatto un sorriso che mi porterò dietro veramente tutta la vita, dentro proprio, un sorriso meraviglioso. E chiaramente, insomma, quando arriva un momento così per un amico, che mi ha regalato 32 anni di meraviglie, di tutto, di affetto, di bontà, di d'arte, di intelletto, di tutto, veramente un vuoto estremo. La verità è quella, purtroppo. Sì, fra l'altro, diciamo che tutti pensano che Battiato sia soltanto un illuminato o qualcuno, eccetera, ma era anche molto, molto divertente. Assolutamente, quando noi l'abbiamo conosciuto con i De Novo, che lui ha prodotto il nostro ultimo disco, Venuti dalle Madonie a cercare carbone, era l'89, eravamo chiaramente intimiditi ragazzini che incontravano questo santone, questo guru. Peraltro tu hai fatto una trasmissione bellissima, un Bipappalure, dove siamo andati insieme a casa sua, e adesso la ricordo con affetto proprio perché è stata una fase bella e poi abbiamo scoperto che è una persona, come dici tu, è stata divertente, ironica, alla mano, semplice nella sua complessità, perché poi Franco era pieno di moltitudini, ecco, direi così, era veramente questo. Cioè, sì, io feci una trasmissione, io ho tutte quelle registrazioni, un giorno poi ce le rivedremo, e che andammo, perché Franco Battiato aveva prodotto i De Novo, io stavo facendo Bipappalure e andammo a casa sua, a casa di Franco, e lì c'erano i De Novo, Franco Battiato, eccetera, eccetera, ma io mi ricordo anche quella volta che siamo andati io e te. Sì, come no, siamo andati varie volte, ma io devo dire che ho conosciuto Franco nell'88, nell'89 è partito per l'operazione del disco, lui tornava da Milano a vivere in Sicilia, richiamato dalla sua terra, e da lì è nata questa amicizia e frequentazione assidua che è durata 32-33 anni, cioè non c'era settimana che non andassi su da Franco a Milo a parlare di tutto, a fargli sentire i progetti nuovi, lui mi faceva sentire i suoi provini, c'era veramente uno scambio bellissimo che mi ha arricchito da pazzi, perché Franco era un genio, cioè diciamo la verità, Franco è stato a livelli veramente altissimi musicali. Ogni secolo, io ho detto in questi giorni, ha avuto i suoi grandissimi artisti, sempre Mozart, Beethoven, Bach, voglio dire, Battiato, io lo metto veramente in mezzo a tutti questi enormi, perché era unico, ecco, credo che questa sia la definizione. No, ma io ricordo, per ridere un po', mi ricordo quella partita a biliardo che abbiamo fatto.
Ah, è vero che tu mi hai detto che mi avresti mandato e ci tengo, ricordatelo, delle immagini, del video, me lo ricordo benissimo, però rivederla, poi sai, tutto ciò che avviene, che leggo, che rivedo di Franco adesso, mi fa un piacere immenso. La cosa che ho sempre pensato, che tu sai benissimo, che lui alla fine non aveva paura della morte, lui ha sempre detto, dichiarato, parlato e cantato del fatto che siamo comunque di passaggio, questa era una costante sua. Per cui mi piace pensare che anche questo trapasso suo sia stato un po' pilotato da lui. Mi consola, ecco, diciamo così, questo mi rasserena, ecco. Beh, sai, io penso che lui l'abbia scritto chiaramente nei testi delle sue canzoni, no? Che cercava quel paio di ali per andare da questo pianeta involuto, poi aggiungo io, che lui mi aveva detto in altre occasioni. Ma io, guarda, l'ultima volta che l'ho sentito è stato un po' di anni fa, 2 anni, dopo che lui si era rotto, lui ha avuto un incidente sul palco che era caduto e poi dopo A si è... Bari, il primo, sì, poi si è rirotto a casa il femore, di nuovo il bacino e lì mi sono iniziate tutte le sue disavventure, poverino, una dietro l'altra, una dietro l'altra. E allora io l'ho chiamato, gli ho detto a Franco, dico, ma scusa, ma questo tuo continuo romperti le cose, non è che tu hai voglia di staccare del tutto? E lui mi ha detto, ma lo sai che me lo dice anche il mio confessore? Quindi... No, ma Franco, figurati, era talmente avanti, ha impostato tutta la sua vita nella ricerca, capire il perché di tantissime cose. Lì veramente, anche nelle discussioni banali che poi Saracino ha capito, non è mai stato attaccato alla vita terrena. L'amava, gli piaceva, la faceva al meglio, mi ha sempre detto che bisogna studiare, bisogna essere preparati, bisogna riuscire ad elevarsi. Poi sai, lui credeva nella reincarnazione, per cui ha sempre fatto del bene. Tu sai bene che Franco è una persona di una bontà estrema, e per cui un'altra cosa che mi consola è sapere che lui sicuramente si reincarnerà in qualcosa di sublime. Io immagino veramente così, perché ha fatto veramente tanto bene. Franco era rasserenante. Stavi con lui e ti trasmetteva appunto questa calma, questa serenità. Non c'erano problemi con lui. In mille occasioni, anche di lavoro, sai, quando c'è quello stress, quell'affetto, Dio, tranquillo, tranquillo, quella cosa. Ha sempre avuto ragione, devo dire. Beh, no, ma era proprio... no, mi vengono in mente momenti e quindi... Beh, devo dire che lui... Ma lui venne anche a Sanremo con te. Guarda, io l'ho coinvolto in quella vicenda nel 2011 perché Morandi aveva sentito il mio pezzo, gli piaceva, e parlando, scherzando con Morandi, si diceva, ma ti immagini che venisse Franco? E io sono andato da lui a casa, da Franco, a chiederglielo, dico, senti, ti faccio una proposta indecente, ma non è che tu verresti con me a Sanremo, sai, dico, ora mi lancio una scarpa o qualcosa. Invece ci penso un attimo e mi fa... Ma sai che in effetti il brano mi piace, mi diverte questa cosa, mi fa, io vengo, però mi ha detto, però non vengo in duetto con te perché il brano è tuo, il Sanremo è tuo, non voglio rubarti nella scena, tu di che io vengo a farti da corista, mi ha detto, ma come Franco da corista? Sì, tu di alla stampa, ai giornalisti, io vengo, Luca Madonia col suo corista Franco Battiato. Cioè, Franco era questo, enorme, trasversale, curioso, divertente, e abbiamo passato una settimana di meraviglia, figurati. Fare un Sanremo da adulti, perché insomma io l'avevo fatto varie volte, 2 volte con i De Novo, avevo fatto l'ospite nel 2008, ma tornarci da grande con Franco Battiato, credo che sia stato proprio un Sanremo bello, rilassato, senza smanie giovanilisti, meraviglioso, meraviglioso. E questo è stato un grandissimo regalo che Franco mi ha fatto, Ma lui non lo nego. rimase con te tutte le volte che cantavi la canzone? Lui è rimasto sempre, però stava a Bordighera perché mi ha detto io vengo ma non voglio vedere giornalisti, interviste. E lui stava tutto il giorno a Bordighera per i fatti suoi a studiare, stava preparando un disco, non so che cosa, e poi sbucava, io salivo sul palco, lui sbucava 2 minuti e 40 e mezzo del brano, io ogni sera tremavo, dico oddio va a finire che stasera non viene, invece precisissimo, con la sua cuffia enorme, meravigliosa, il vero alieno era lui. E abbiamo passato una settimana fantastica. Poi andò benissimo, siamo anche quinti. Lui rideva molto di questo fatto. Diceva, ma guarda, chi doveva dirmelo?
arrivare anche qui a Sanremo, vabbè, insomma, sono giochi chiaramente a lui non gliene fregava nulla, però vabbè, Franco è stato, è e sarà Franco Battiato, cioè non vedo francamente qualcuno che possa eguagliarlo. Lo dico da amico, lo dico da fan, lo dico da quello che vuoi. Cosa stai facendo tu? Ah, io guarda, era uscito il mio ultimo disco esattamente un anno fa, La Piramide, un sacco di duetti interessanti. Tu parlavi di Marco, Morgan, Ruggeri, Franco, Carmen Consoli, Dalla Chitarra, Giovanna, insomma un disco a cui tenevo tanto. Ho fatto la prima data di 18 programmate in giro per l'Italia e poi hanno bloccato il mondo dello spettacolo, come ben sai, è stato un anno terribile. Per cui spero di ripartire da lì, in un certo senso. Ok, Capire l'avventura. Però ti, voglio ci, dire, ci, sono. penso che ci vedremo sicuramente in Sicilia, penso che ci vedremo sicuramente, credo, verso la Ah, fine di penso. agosto. Sì. Ah, fantastico, fantastico. Dovrei esserci, mi fa piacere. O sono in giro a suonare, se riaprono le gabbie, quando si sa No, dire, no, tu devo sarai a dire che. suonare, tu, credo che tu sarai a suonare dove sarò io. Ah, questo vedi una news. Ok, incrocio le dita, bello. Già suonare per un musicista che si ferma da un anno come tutti vuol dire tornare alla vita. In più con te che sei un amico che bene o male ci conosciamo da quando eravamo ragazzetti con i Devo, abbiamo iniziato questa avventura. Mi può solo fare piacere, Sai cosa mi Red. Non ti manca? chiedo altro, non ti chiedo altro. Sai cosa mi manca? Mi manca cosa avrebbe detto Battiato, quale canzone avrebbe fatto su questo periodo assurdo che stiamo vivendo. È vero, è vero. Chissà che avrebbe fatto con la sua ironia, con il suo spessore, con. Bah, ci mancherà, la verità è che purtroppo ci mancherà. Noi vedi, parliamo, ridiamo perché lui avrebbe voluto così, perché era, come l'hai detto, spiritoso al massimo. Però di contro è un pilastro, viene meno un pilastro, un punto di riferimento. Vabbè, però diciamo, ha lasciato tante tale meraviglie perché, per cui, insomma, Sì, ma prosegue difatti, un eroismo fantastico. questa sera io non sto chiedendo dei giudizi su Franco Battiato, sto chiedendo cosa ha lasciato Franco, cosa ci ha lasciato? Franco ha lasciato le meraviglie, ha lasciato un'eredità intellettuale, musicale, spirituale, perché Franco era tutto, Franco era veramente mille moltitudini, lui, Franco era abbracciato tutti i campi, Franco faceva un disco, vendeva 1 milione di copie, immediatamente cambiava. Questa è la grandezza. Franco amava questo mestiere, amava suonare, ma al tempo stesso non ha mai fatto nulla per il pubblico. E questa è la sua grandezza. Cioè, non mi ha mai detto tu pensi che questa canzone possa andare in radio, ti immagini, Franco. Cioè, questa è la forza, cioè fare le cose perché ci credeva veramente, faceva le cose che voleva. È la purezza totale di un artista. Ecco, questa è la cosa che veramente mi ha colpito di Franco. E tu sai bene che in questo mestiere sono pochissimo, quasi nessuno che ragionano così, ma di contro ti dà una forza pazzesca. Luca, grazie, buonanotte, grazie Mare, tante, davvero. grazie a te, ciao a tutti, Ciao, grazie, un ciao, abbraccio, ci conto, ciao. ci vediamo ad agosto, Sì, ciao, ciao. grazie, ciao ciao ciao.